4 laziali ed una campana. Le indiscrezioni circolate nei giorni scorsi hanno trovato conferma quando, poco dopo le ore 14, sui profili social il Comitato Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti ha diffuso la composizione dei 9 gironi di Serie D. Le compagini abruzzesi, come da tradizione, disputeranno il girone F. Una rappresentanza assottigliata rispetto allo scorso anno, con la presenza della neopromossa Castelnuovo al suo debutto assoluto in quarta serie e le defezioni delle retrocesse Avezzano e Chieti. 5 dunque le nostre rappresentanti, Pineto e Notaresco, che ambiscono ad un campionato importante, la matricola Castelnuovo, che ha tanta voglia di stupire, il Giulianova, che si ripropone per una tranquilla salvezza, e una Vastese che deve metabolizzare l'immediato cambio in panchina con il ritorno di Silva al posto di Agovino. Confermate le presenze di squadre molisane e marchigiane, 3 le rappresentanti del Molise, le stesse dello scorso anno, il Campobasso che punta al salto di categoria e poi il Vasto Girardi ed un'Olimpia Agnonese partita in ritardo dopo la brillante ultima stagione. Si assottiglia anche il drappello di team marchigiani che scendono da 7 a 5 dopo il ritorno in Serie D del Castelfidardo, la promozione in C del Materica e le retrocessioni in eccellenza di Jesina e San Giustese. Dunque ci sono la Recanatese, altra pretendente alla vittoria finale, Montegiorgio, Castelfidardo, Porto Sant'Elpidio e Tolentino. A completare il raggruppamento, la Campana FC Matese, vincitrice dell'ultimo campionato di eccellenza a Molisano, dove era stata inserita e frutto della fusione tra Comprensorio Vairano e Treppini Sporting Matese. La novità principale è l'inserimento di 4 laziali. Alla confermata Fiuggi, già lo scorso anno nel girone F, si aggiungono l'appena retrocesso Rieti e poi Aprilia e Cinzia Alba Longa. Finisce nel girone G il Latina, big che alcuni rumors davano proprio nel girone F. Ora si attendono i calendari, che saranno sorteggiati questo sabato alle ore 14 sempre sui canali social LND, per un campionato che partirà il prossimo 26 settembre.